come nuove e moderne. Lo si deve al fatto che non si è più studiato in tutti i suoi aspetti interdisciplinari cos'era il fascismo storico e cos'è e può essere fascismo, pur in vesti ovviamente diverse da quello storico. Basti richiamare a questo proposito il fatto che Salvatore aveva precisamente individuato le radici culturali della cosiddetta sussidiarietà orizzontale nelle previsioni della Carta del Lavoro fascista e che sono state riproposte con le modifiche del titolo quinto della Costituzione. Alla luce della storia e dell'approfondita conoscenza di tutte le teorie politiche, Salvatore, con le sue analisi, è riuscito a demistificare tempestivamente il senso e la direzione del processo di controriforma in corso. Egli ha richiamato a questo proposito la polemica di Gramsci contro le posizioni di Pannunzio, giurista di Mussolini, evidenziando come il grande dirigente intellettuale carcerato quasi non riuscisse a credere che si potesse giungere a motivare, come non teme di fare oggi l'attuale governo del capo e il suo capo, che si potesse giungere a motivare un'inversione di ruolo tra l'esecutivo e il Parlamento, e considerando altresì curioso, come diceva Gramsci, è inconcepibile che l'indirizzo politico, cioè il potere di indirizzo politico dell'esecutivo di governo, potesse essere considerato come una funzione rispetto alla quale la stessa legislazione, quindi lo stesso Parlamento, si comporta come fosse un esecutivo, ovvero un'inversione di ruolo e di funzione tra l'esecutivo e il legislativo del Parlamento. E qui non si può non ricordare che, pur immobilizzato e afflitto da dolori lancinanti, D'Albergo sia stato il solo a scoprire, come se il consigliere di Mussolini fosse ancora e anche consigliere di Renzi, e varrebbe la pena di indagare su chi gli sta dietro a quest'uomo non eletto ma nominato da poteri forti. Cioè, come appunto all'epoca del fascismo, del consigliere Pannunzio, consigliere di Mussolini, Salvatore D'Albergo è stato l'unico giurista, politico, intellettuale, uomo, mettetici qualunque cosa, che ha scoperto che il progetto di revisione proposto dal governo Renzi non costituisce un superamento del bicameralismo, bensì una sua obliqua restaurazione, però aggravata dal fraudolento inserimento di una previsione, articolo 12 del DDL, che sancisce il dominio del governo sul Parlamento, una cosa occultata, nascosta, silenziata praticamente da tutti. Ovvero, per usare le parole di Gramsci contro Mussolini, la trasformazione del legislativo in esecutivo entra come proposta all'interno delle modifiche della legge di revisione costituzionale proposta da questo governo. D'Albergo in questo modo ha scoperto questo, ma ha anche evidenziato con cognizione di causa che la proposta di revisione avanzata dal governo giunge appunto addirittura a rievocare il principio introdotto dal fascismo in nome del primato del capo del governo nel 1925. Sembra insomma che Renzi si sia avvalso di consiglieri che continuano a nutrirsi della stessa cultura autoritaria del consigliere di Mussolini, Pannunzio. Dunque il merito della scoperta è di D'Albergo, non certamente dei giuristi di chiara fama, così chiamati e utilizzati dal fascismo, né dei giornalisti alla AINIS, che pure sono giuristi che scrivono sui giornali, che hanno però affrontato l'argomento dopo che D'Albergo aveva fatto questa scoperta, dopo che noi del Centro Movimento di Difesa della Costituzione avevamo diffuso a tutti i giornali, giornalisti, direttori, eccetera. Hanno affrontato allora l'argomento solo dopo la diffusione da parte nostra di questa scoperta importante. Però tale importante scoperta è stata da loro ripresa
intanto in termini non scientifici, ma banalmente giornalistici. In più si è parlato poi, infatti, di un Parlamento, così ha usato Heinz, di un Parlamento reso cameriere del governo, senza però richiamare né i precedenti storici né effettuare una dovuta autocritica rispetto alla revisione costituzionale, ma anzi da parte sua Heinz, ribadendo il sostegno all'obliquo monocameralismo che trasforma anch'esso il Parlamento in cameriere del paese, in cameriere del governo. Quindi nel momento stesso che scoprono questa cosa, la criticano, dice il Parlamento viene trasformato in un cameriere del governo, però nello stesso tempo non fanno l'autocritica, non fanno i necessari riferimenti storici e in più continuano ad appoggiare la riforma monocameralista, che anch'essa è una forma con cui il Parlamento viene trasformato in cameriere del governo. Tralasciando quindi qui la specifica analisi di D'Albergo sul fascismo come esempio della riacquisita egemonia culturale di Stato e statalismo liberale e del corporativismo fascista, mi torna alla mente quella volta in cui insieme a Salvatore scoprimmo che Occhetto ripeteva inconsapevolmente le stesse parole di Mussolini contenute in un editoriale del Popolo d'Italia dell'aprile del 1921, che nel rivendicare, diceva quell'articolo, nel rivendicare i diritti dell'individuo come contro l'interventismo dello Stato economico, quindi contro l'intervento pubblico in economia, che anzi Mussolini in quell'articolo diceva contro l'interventismo dello Stato economico da smobilitare in funzione della borghesia produttiva, concetto che ci pare riecheggi nei provvedimenti del governo e nelle feste private in quelle di Firenze nel sito titolato al Granduca Leopoldo, Mussolini scrisse infatti la celebre frase: lo Stato non deve gestire, ma solo controllare. Sottopose tale frase ai dirigenti sindacali del PDS, domandando chi l'ha detto, e la maggior parte risposero Trentin ed Occhetto, altri Raico e così via. Questo solo per sottolineare come il nuovo tipo di trasformismo che si stava instaurando si concretizzava in un reviramento teorico segnato dalla mancanza di consapevolezza e di conoscenza della vera storia d'Italia, al punto da non sapere e quindi usare le stesse parole mussoliniane. Non potendosi dire che gli ex PC fossero già allora fascisti, ovviamente, consideravamo però che fossero tendenzialmente destinati, dicevamo con Salvatore già allora, a cavallo degli anni 80-90, a scivolare sempre più a destra, sia verso una nuova DC, cioè un nuovo grande centro, ma non più popolare del sì classico Partito Conservatore Europeo, contro il quale la DC vantava di esistere per impedire che nascesse anche in Italia, sia verso forme politiche istituzionali e idee reazionarie, con un passaggio simile a quello definito prefascismo e con tipici richiami nazionalisti e corporativi agli interessi della nazione, da contrapporre agli interessi al conflitto di classe e, in funzione di questo, aspirando a divenire organizzazione e forza nazionale totalizzante, come fu rivendicato nella seconda delle tre fasi del fascismo, quella del passaggio da movimento a partito. Questa aspirazione a presentarsi come partito della nazione richiama l'impostazione politico-culturale nell'elaborazione della Repubblica Sociale di Salò, nel corso della quale Mussolini, coadiuvato da autorevoli giuristi e filosofi della politica, sottopose a revisione critica lui stesso il modello del partito unico, criticò la sua scelta del partito unico, dicendo di aver ecceduto in questo, perché sarebbe bastato, diceva lui, proporre ha avanzato questa proposta per l'Italia del futuro, un sistema presidenzialistico imperniato sul bipartitismo,
e anziché totalitarismo si avrebbero definite democrazie. E questa è l'indicazione in prospettiva per l'Italia del futuro di un sistema presidenzialistico imperniato sul bipartitismo, che guarda caso sono anche le proposte che vengono oggi riprese dalle patine di governo di cui si è circondato Renzi, è stata un'indicazione che i suoi eredi per primi, capeggiati da Almirante, hanno proseguito e hanno perseguito in seguito puntualmente. Il fatto di ricorrere all'uso di concetti enormi come quella inserita nella revisione costituzionale e persino a parole uguali a quelle in voga sia nel prefascismo che nelle tre fasi del fascismo, movimento prima, partito poi e infine il regime nella sua terza fase, è sfuggita praticamente a tutti, ma non a Salvatore. Non che ciò significasse un'immediata assimilazione dei politici degli anni 90 e di oggi al fascismo storico, che in tale forma non torna mai, torna in altre forme, perché è cangiante. Quindi al fascismo storico che in tali sue forme non si ripeterà mai, ma significando quantomeno l'inintelligenza degli attuali gruppi politici di vertice, non solo il ripudio della storia, ma l'ignoranza di quella che è stata la vera storia dell'Italia nell'ultimo secolo, che già visse sia una fase chiamata appunto del trasformismo, sia una fase di abolizione del suffragio popolare proporzionale.